Thank you. Vedete, sono tanto emozionata stasera, più della prima volta che ho fatto un comizio nella mia vita, perché mi sembra quasi come essermi risvegliata da un sogno durato un anno e mezzo, 19 mesi, dove abbiamo abbandonato, come diceva Ines, tutte le nostre cose, le nostre famiglie, il nostro lavoro, i nostri affetti, per dedicarci a quello che avevamo promesso, all'impegno che avevamo preso. Io volevo iniziare il mio intervento facendovi vedere questa foto, che è la foto che io ho pubblicato su Facebook la mattina che io e Francesco, che stasera non è qui ma per il quale sento di parlare allo stesso modo perché abbiamo condiviso gli stessi sentimenti da questo punto di vista in quel momento e anche dopo e anche nell'ultimo momento, nell'ultimo consiglio comunale, quando la nostra alternativa democratica, dico nostra perché loro così si definivano, come una parte della maggioranza, ma il dato di fatto ha dimostrato che non era così, insieme alla minoranza ha inteso non venire in consiglio. In quel consiglio io e lui in particolar modo ci siamo sentiti un grosso peso addosso, perché era il peso di chi sposa la coerenza, di chi sposa il rispetto dei patti presi, di chi sposa il rispetto degli altri in generale e che poi viene tradito puntualmente. Quella sera è stata una serata durissima, io quasi mi mettevo a piangere in consiglio e non mi vergogno a dirlo, perché mi sentivo quasi come se fossi responsabile io, perché per chi non lo sapesse, se noi due non ci fossimo dimessi, i numeri in seconda convocazione noi li avremmo avuti, ma non importa. Voglio leggere quello che c'è scritto perché è il riassunto di quello che secondo me è successo. Stamane io e Francesco Cicciù, dopo aver ricevuto l'incarico di assessore, abbiamo protocollato le nostre dimissioni da consiglieri comunali. Questo passaggio non si era mai verificato nel comune di Cariati, che contemporaneamente due assessori si dimettessero immediatamente. È la nostra manifestazione di piena fiducia nel nostro sindaco Filomena Greco, oltre che consente l'ingresso in consiglio comunale di Pasquale Marino e Franco Milillo, ampliando così nella massima condivisione di intenti la nostra squadra di governo. Ecco, questa era la motivazione. Io non mi sono dimessa per tradire i miei elettori, e Francesco la stessa cosa, non l'ho fatto per questo motivo, l'ho fatto perché avevamo sempre detto che al di là dei ruoli che venivano ricoperti all'interno della squadra amministrativa dovevamo lavorare tutti insieme, e siccome il comune era disastrato, e voi lo sapete bene, è disastrato, forse ora un po' meno di prima, avevamo bisogno di più mani, di più teste, di più sentimento, di più volontà, di più caparbietà, più eravamo e meglio eravamo, era questo il principio che avevamo sposato, non era certamente farli venire in consiglio con noi per poi costituire un gruppo a sé stante, diverso da quello con cui eravamo partiti, e lo hanno fatto senza tenere conto di nessuno, senza tenere conto dei loro elettori, senza tenere conto dei miei elettori e degli elettori di Francesco, che gli avevano consentito comunque tramite le nostre dimissioni e tramite la nostra coerenza di sedersi in consiglio comunale. Ci può stare che tra 13 persone ci sono modi di vedere le cose diverse, ci può stare, è una cosa che fa parte della vita, però il confronto non si deve mai negare. Scappare ed andare da un notaio di nascosto a firmare le dimissioni insieme alla minoranza è una cosa vergognosa, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, che non ha niente di alternativo, niente di alternativo.
Io ho in mente 2 milioni di cose, spero di poterle dire tutte. Il discorso è questo: Cariati con noi aveva rivisto un momento di vera rinascita, e questo lo posso dire chiaramente perché l'ho vissuto sulla mia pelle, non solo all'interno del comune dove abbiamo lavorato alacremente tutti insieme, quelli che siamo qua veramente giorno e notte fino a tardi, e lo possono testimoniare le persone che abitano vicino al comune. Ci sono state sere che siamo uscite dopo le 10 senza cenare, senza pranzare, e questo certamente non per interessi personali, ma per cercare di sopperire a tutte le mancanze che abbiamo trovato, le mancanze economiche in primis, le mancanze di numero di impiegati all'interno degli uffici. Ce ne sono ben 37 di meno di quelli previsti dalla legge, questo immaginate cosa possa significare. Abbiamo fatto noi anche il lavoro che forse dovevano fare gli impiegati, ma non ci siamo mai stancati, non ci siamo mai arresi di fronte a questo, non ci siamo mai arresi di fronte alle difficoltà che quelle 4 persone ci hanno iniziato ad apportare dai primi giorni. Come diceva Ines, hanno cercato dal primo momento di rallentare il nostro lavoro. Cariati però è cambiata comunque, nonostante questo drammatico passaggio, che sarà breve, mi auguro, perché io sono convinta che Filomena ritornerà a governare Cariati, e da un certo punto di vista li ringrazio. Come ho detto anche a loro in un messaggio sul nostro gruppo WhatsApp di maggioranza consiglio, perché noi avevamo un gruppo dove eravamo tutti presenti e dove veniva sempre apportato tutto ciò che facevamo passo passo, eravamo tutti informati e soprattutto erano informati quelli che stavano sempre nel comune, non c'era neanche bisogno di fare riunioni perché stavamo sempre tutti insieme, tranne loro che invece venivano solo e puntualmente a fare discussioni, a fare richieste. Cariati però, vi stavo dicendo, nonostante questo breve passaggio che causerà inevitabilmente dei danni, li causerà, perché il commissariamento di un comune causa danno non a me, non a Filomena, a Sergio, ad Antonio, a Ines, causa danni a voi, causa danni alla comunità, causa danni alle casse del comune, causa danni ai progetti che si fermeranno. Anche se ringraziamo il Signore, il commissario prefettizio che ci è stato assegnato sta a Cariati 5 giorni su 7, quindi penso che dopo le nostre richieste e illustrazioni di tutti i progetti che forse potrebbero anche essere approvati in questo lasso di tempo, molto probabilmente porterà lui a termine le cose più importanti, compresa quella che mi preme di più. Che mi preme di più e che mi è premuta di più dal primo giorno, che era l'approvazione del piano comunale spiaggia, sulla quale è stata fatta una demagogia vergognosa. Andavano nelle case sul lungomare a dire che il piano spiaggia non sarebbe stato mai approvato, che ci volevano oltre 20 anni, che io non ci sarei riuscita. Invece no, cari miei, perché siamo riusciti ad eliminare le prescrizioni più importanti e più limitanti che avevamo trovato, 123 prescrizioni fatte dall'ufficio del demanio della regione sono state tolte. Mancava un ultimo passaggio e sono convinta che il commissario lo farà, e il piano comunale spiaggia verrà approvato prima della stagione estiva 2017, e questo solo ed esclusivamente in favore dei cittadini di Cariati, della nostra costa, della nostra bellissima costa, dei nostri operatori turistici, di quelli che hanno gli stabilimenti balneari, che non vedono l'ora di poter apportare delle modifiche, degli ampliamenti, di chi spera di avere un nuovo lotto per creare un nuovo lido, per creare progresso, per creare commercio, perché era questo il motivo per cui ci siamo candidati, era questo, era solo questo. Vedete, però, dicevo, a parte questo lasso di tempo un po' difficile che ci troviamo ad affrontare, perché sarà per noi anche difficile affrontare una nuova campagna elettorale, sarà stancante più dell'altra volta, perché veniamo da un periodo di grande stanchezza fisica e mentale dovuta al grande lavoro che abbiamo cercato di portare avanti fino ad ora. Però la cosa più bella che sento di dire a voi tutti e che sento di dire a Filomena, e che Cariati è veramente cambiata. Le persone si sono finalmente, per la prima volta, avvicinate alla politica nel senso più bello che questa parola possa avere. Non nel senso schifoso e becero al quale ci avevano abituato, e verso il quale, da persone per bene, quali siete, quali siamo, ci eravamo stancati, ci eravamo allontanati, ci eravamo rassegnati, non ne volevamo sapere
noi. Noi facciamo riunioni con il coordinamento rosa e quando torno a casa, ve lo giuro, io dico a mio marito, tu non hai idea come mi sento, vedere 20, 30 donne di età diverse, di estrazioni diverse, di cultura diversa, che parlano di politica, si confrontano sulla politica. Questo è il merito di Filomena. E questo merito non lo toglierà nessuno. Non la denigrazione, non il terrorismo sui social, che una nostra collega ha ripetuto più volte, perché il terrorismo sui social noi non lo abbiamo fatto, lo abbiamo subito. Noi per un anno e mezzo abbiamo subito tutti i giorni terrorismo sui social da parte di chi si divertiva a rotazione ad infangare i nostri nomi ed in particolare il nome di Filomena, da parte di chi addirittura ci bestemmia su Facebook. Questo è terrorismo dei social, non i selfie, non i sorrisi, non le persone che hanno avuto la forza di metterci la faccia senza avere paura, paura di nessuno, perché questa è la nostra grande vittoria, la vittoria di avere liberato Cariati, la vittoria di avere riportato proprio quello che loro dicono che noi abbiamo tolto, di avere riportato la democrazia a Cariati, perché vedete, loro accusano nelle loro motivazioni politiche, che non sono politiche, perché quando un comune cade ci deve essere una motivazione politica e non c'è stata nessuna motivazione politica né da parte del gruppo di maggioranza che si è staccato né da parte della minoranza, perché la minoranza quella sera il 28 o il 30 doveva venire in consiglio comunale, perché anche i consiglieri di minoranza hanno un mandato elettorale da portare a termine, anche loro sono stati votati per rappresentare una parte di popolazione in consiglio. La democrazia prevede che in quel consiglio avrebbero dovuto votare dei punti all'ordine del giorno che erano stati richiesti dal Presidente del Consiglio, che è di Alternativa Democratica, che poi non si è presentato, ed erano punti all'ordine del giorno concordati nella conferenza dei capigruppo, ed erano punti all'ordine del giorno in favore dei cittadini di Cariati. C'era l'approvazione per prendere 8.000 euro per i libri di testo, per prendere dei fondi per abbattere le barriere architettoniche delle case vostre, delle case dei privati, e non le hanno votato. Questo significa non avere responsabilità verso il mandato elettorale che è stato dato dai cittadini, né i quattro di Alternativa Democratica e né i quattro dell'opposizione, perché non bisogna essere opposizione, bisogna essere minoranza e governare per il bene del paese, non farsi la guerra. Loro questo lo dicono, però poi nei fatti quelli che l'hanno fatto sono loro, perché noi ogni volta che c'è stato modo di coinvolgerli li abbiamo coinvolti. Vi voglio ricordare che Assunta Scorpiniti, rappresentante in consiglio comunale di Cariati Pulita, è stata delegata con voto unanime del consiglio comunale ad essere rappresentante nella questione della discarica di Scalaceli. Questo significa democrazia. Non dire che noi non siamo democratici, che Filomena è una tiranna. Allora io voglio concludere con questo, perché loro hanno detto di essersene andati perché Filomena era una tiranna, però ci sono loro, ma ci siamo anche noi, ci sono io, Ines, Sergio, Antonio, Pino e Achino Pita e Francesco, che stasera non c'è. Noi siamo stati con Filomena non perché era una tiranna, e sfido chiunque di voi, ciascuno di voi, a dirmi perché una come me o come Ines o come chiunque di noi altri doveva sottostare alle tirannie di Filomena. Perché? Perché? Che cosa mi doveva dare Filomena? Vi faccio la domanda al contrario, visto che loro hanno detto che se ne sono andati per l'antidemocraticità, e io invece vi chiedo perché noi siamo rimasti? Perché? Se non per la responsabilità, per il senso di dovere, per il rispetto nei vostri confronti, per la coerenza interiore di ognuno di noi, perché dovevamo, volevamo
di voler portare a termine il nostro mandato elettorale solo ed esclusivamente per il bene di Cariati, per il bene di Cariati e per il bene dei cariatesi, perché a Cariati ci abitiamo anche noi ci abbiamo investito, i nostri genitori, anche noi abbiamo dei figli da far crescere qua. Ed era questo l'unico interesse che ci animava, non interessi personali come hanno lasciato intendere, come lasciano intendere continuamente. E comunque, vi ripeto, ho scritto in quel gruppo WhatsApp che avevamo la sera che si sono dimessi, li ho ringraziati, anche se capivo il momento terribile che avrebbero creato. Io li ho ringraziati perché se ne sono andati, perché noi abbiamo commesso questo grande errore e di questo ci dobbiamo mettere una mano sulla coscienza. Abbiamo fatto un errore di valutazione, sì, questo è vero, abbiamo valutato male queste persone perché eravamo convinti che avessero sposato in pieno il nostro progetto, eravamo veramente convinti. E lo siamo stati fino a pochi giorni prima che questo succedesse, eravamo convinti che le cose si potessero sanare, ma così non è stato, e allora a questo punto li ringrazio perché così non sono più con noi, sono dove devono stare e noi siamo dove dobbiamo stare. Noi siamo con la Cariati libera, con la Cariati per bene, con la Cariati alternativa, perché c'è la Cariati alternativa, c'era, c'è e ci sarà. Grazie.